È molto tempo che la fisica sta cercando di unificare le forze o le energie, perché è evidente che esse stanno usando due sistemi unitari e la fisica non riesce a farlo. Non si comprende che, e non si dubita, che se c'è questa difficoltà è forse perché noi usiamo veramente due sistemi unitari diversi. Beh, vediamo un po' di scoprirlo se è vero. Il primo sistema fu posto in essere definendo cosa fosse il metro, il chilo, il secondo, unità che ancora non si conoscevano. Si partì da un cubo che avesse per lato il ciclo intero di una massa unitaria, quando nel 1800, all'inizio del 1800, alla fine del 1700, si decide che tutte le unità della fisica devono giacere nel ciclo unitario 10. Viene fissato il ciclo lineare 10 per ogni unità della fisica, quindi anche della massa. Il metro dunque deve essere di 10 unità, poste nel decimetro in rappresentanza della massa. Il riferimento cubico della massa così posta è di 10 al cubo decimetri cubi, che sono anche un metro quadrato, un metro cubo. Il riferimento unitario generale totale è la potenza 10 elevata a 10 in decimetri cubi, che sono 10 elevata a 7 in metri cubi. Assegnando a 4 tempi di questo tempo l'unità, abbiamo che la lunghezza del meridiano della Terra deve essere di 4 volte 10 alla 7 metri cubi, ossia di 40 milioni di metri in lunghezza per una sezione di un metro quadrato, e che quindi sono anche metri cubi. 3 volte questi 4 quarti, 3 quarti, sono tutto lo spazio e sono 30 milioni di metri. Sono sempre metri cubi perché sono riferiti alla sezione di un metro quadrato. Calcolando la velocità della sezione nella parte spaziale, abbiamo che il ciclo 10 di questa quantità è 300 milioni di metri al secondo. Quindi questo è lo stato di fatto. La velocità della sezione è un metro quadrato di questa simbologia che è servita per misurare in modo giusto metro, chilo e secondo, deve portare a una velocità di 300 milioni di metri al secondo come ciclo intero. Se Einstein impone una C diversa, non di 3 volte, ma 2,99 volte lo stesso 10 all'ottava metri al secondo, impone una nuova unità che si aggiunge a quella determinata prima, esattamente in 3 volte 10 all'ottava metri al secondo, e che porta quindi a una fisica non unificata e nemmeno unificabile, fino a quando non si ricorra non alla velocità della sezione non precisata, ma alla velocità della sezione di un metro quadrato. Infatti il fronte elettromagnetico non è unitario. Per sapere quanto è di più basta dividere 300 milioni di metri cubi per i 299 milioni percorsi dalla luce e scopriamo a questo punto il valore esatto del fronte elettromagnetico in un metro quadrato, cui si somma il valore decimale di 0,00069 22 e rotti. Ecco, evidentemente esistono queste due unità diverse e la relatività generale di Einstein è uguale a mc2, affidandosi a c come velocità lineare e non come velocità di flusso di volume unitario, si affida a un valore che non è quello esatto. Se Einstein avesse affidato la velocità alla velocità del flusso elettromagnetico totale che passa in un secondo,
in dipendenza di una sezione maggiore dell'unità, sarebbe giunto ai 300 milioni di metri cubi, agli stessi 300 milioni di metri cubi a cui giunge nel momento in cui si fissano metri, chili e secondi la fisica che si è, diciamo, regolata sulla massa terrestre per determinare quanto si muove unitariamente nel tempo unitario. Ma non è solo questo l'unico errore che oggi impedisce l'unificazione della fisica. Ce n'è un altro generale che riguarda tutto il modo di considerare l'unità della massa. Infatti, e pongo per esempio l'unità della massa dell'elettrone, bisogna partire dalla dimensione unitaria, riconosciuta in 10 elevato a meno 31 kg. Questa dimensione è unitaria quando la massa è il prodotto tra la massa materiale e la massa antimateriale, che essendo valori perfettamente contrapposti, hanno il loro prodotto come 1. Se noi invece vogliamo misurare la massa materiale in base alla massa antimateriale, dobbiamo considerare distinte la parte unitaria e la parte decimale, perché sono l'una per l'altro. Noi possiamo misurare una quantità multipla dell'unità grazie alla sua quantità sottomultipla, ossia possiamo avere 9 noni. Questa è l'unità. 9 in base ai noni. Poiché i noni hanno la rappresentazione decimale, noi non possiamo considerare alla dimensione 10 alla meno 31 kg tutto il 9, i rotti, perché i rotti servono proprio a trasformare il valore di una volta 10 alla, 10 alla meno 31 kg in 9 volte 10 alla meno 31 kg riferiti ai noni. Noi, se vogliamo calcolare solo la materia in un'onda, dobbiamo considerare solo la quantità della materia che esiste nell'onda e non anche la quantità di materia che manca. Certo che un'onda è composta da tutte e due le parti, ma quando noi ne usiamo una per misurare l'altra, dobbiamo limitarci solo a questo quantitativo, che è quantitativo intero 9, e non considerare anche il quantitativo inverso nel nono, pensando che aggiungendolo noi precisiamo meglio questo valore. No, questo valore è dato dall'aspetto inverso di quest'altro valore. Sono due cose uguali e distinte. Una si presenta intera, l'altra decimale. Questo errore fatto in tutte le masse è il secondo errore che impedisce oggi l'unificazione della fisica.